Amici sportivi, appassionati di calcio, voi che ci seguite ogni sera, sempre più numerosi, sapete che qui, in questo studio, in questa trasmissione, il calcio giovanile ha sempre un posto speciale. Un posto speciale i giovani e i bambini ce l'hanno anche a Bassano e precisamente a San Vito, dove c'è una società che dopo insomma il Bassano, dopo la squadra giallorossa, insomma emblema della nostra città, è indubbiamente quella più importante, più rappresentativa per quello che riguarda i numeri e l'importanza dell'impegno sociale con il settore giovanile. Avrete capito che questa sera parliamo dell'SD San Vito Bassano e per farlo abbiamo due ospiti d'eccezione, il presidente e l'ex presidente, quindi presente, passato e futuro. Do il benvenuto a Claudio Di Segna, presidente del San Vito. Buonasera, presidente. Buonasera, Alex. E Giancarlo Tombolato, ex presidente, ma insomma, memoria storica del San Vito. Vi chiamerò presidenti tutti e due perché mi viene spontaneo, però insomma, cerchiamo di capirci, Alex. Di farci capire lo stesso. Allora, partiamo con Claudio Di Segna per inquadrare un attimino la situazione generale. Allora, non vediamo l'ora di tornare a parlare di calcio giocato, però insomma nel frattempo cerchiamo anche di capire che cicatrici ha lasciato questa pandemia, questa situazione a una società come il San Vito, come ce ne sono tante altre, che fanno del settore giovanile il proprio fiore all'occhiello e che chiaramente insomma non sono società che giocano in Serie D o in eccellenza, quindi nei campionati di interesse nazionale. Presidente, insomma, queste cicatrici cosa ci raccontano? Beh, posso dire solo che le cicatrici che ci ha lasciato e ci lascerà sono molto profonde. Abbiamo iniziato un anno fa con la prima epidemia che siamo stati tutti colti da sorpresa e abbiamo dovuto all'improvviso dalla sera alla mattina chiudere tutto perché non si sapeva come poteva andare. Certo. Certo che per le famiglie, per i bambini che sono rimasti a casa, che poi abbiamo riaperto con degli allenamenti senza contatto, individuali, certo che ha lasciato un segno molto profondo, pesante sia per i ragazzi, per la società stessa, che ha dovuto all'improvviso organizzare in modo diverso tutto quello che si poteva fare, perché non era semplice piano piano, certo, riaprire e organizzare in sicurezza, perché abbiamo dovuto affrontare delle tematiche un po'... Tutti poi i vari protocolli, esatto, insomma, sì. Sanificazione, rispetto delle distanze, degli ambienti. Presidente Tombolato, insomma, 9 anni come patron del San Vito, visto crescere praticamente più di una generazione, insomma, di piccoli, grandi calciatori. Che aria si respira insomma adesso? Beh, adesso è un'aria diversa, completamente diversa. Quando c'ero io, noi, perché abbiamo un bel team di persone, certo, tutti volontari, si lavorava tranquillamente, si lavorava bene, non c'erano problemi, le famiglie erano contente anche perché potevano lavorare in tranquillità e lasciare i ragazzi in campo, visto che abbiamo anche un parco giochi non indifferente, abbiamo creato anche un campetto sintetico a 5 dove i ragazzini possono giocare, c'è un bar che va gestito molto bene, c'è un... E poi c'è tanto impegno sociale anche. Molto, molto, molto. Abbiamo anche ragazzi, diciamo, che non provengono proprio da famiglie... Che attraversano un momento facile. Bravo, diciamo. Sì, allora abbiamo cercato di fare, cioè noi non cerchiamo, non abbiamo mai cercato il campione, diciamolo così, tra virgolette, da mandare in qualche squadra, a parte suo figlio che è andato al Vicenza a suo tempo. E un campione l'abbiamo sfornato. Un campione l'abbiamo sfornato.
E anche nei riguardi degli allenatori, noi cerchiamo sempre, abbiamo sempre cercato di trovare allenatori sì che allenano i ragazzini, ma che siano anche degli educatori. Questo è molto stato una filosofia nostra, da insegnare ai ragazzi a comportarsi come si deve nel campo da calcio: il rispetto, le non parolacce, tutto quell'insieme che magari tante volte scappa anche la parolaccia. Allora abbiamo cercato e abbiamo trovato questi allenatori, sono molto bravi, sono degli educatori. Adesso parlerà il presidente per un accordo che stiamo facendo con il Bassano per la scuola calcio, dove verrà un allenatore che era già stato da noi ma che è molto bravo, bravissimo, e parlerà Claudio. Allora, adesso, per quanto riguarda, adesso scopriremo anche questo, però prima, quando ho introdotto la serata, ho parlato di settore giovanile, il secondo più importante a Bassano dopo appunto quello del società giallorossa, non per mancare di rispetto nei confronti di tutte le altre società, io il discorso era circoscritto proprio alla città di Bassano, ma perché effettivamente parlano i numeri, presidente Di Segna, cioè qui abbiamo un settore giovanile che numericamente su quanti tesserati può far conto? Beh, abbiamo oltre 200 tesserati, diciamo, dalla prima squadra, dai primi calci alla prima squadra. E abbiamo dei numeri in crescita dall'anno scorso, e ci stiamo organizzando bene e vedo che le squadre, abbiamo un buon team di allenatori, abbiamo i nostri... Assolutamente, quindi soddisfazioni che arrivano anche in un momento difficile come questo. Non c'è stato quindi un calo di iscrizioni, anzi, si è segnato... Specialmente nel settore giovanile, nei primi calci, esordienti... E questo testimonia anche quanto insomma la passione, la voglia di tornare a fare calcio sia tanta e sia viva qui in tutto il territorio. Il presidente Tombolato faceva accenno a questo accordo con il Bassano, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Gian Antonio Tessarollo, responsabile del settore giovanile proprio del Bassano. Di che cosa si tratta? Sì, abbiamo il signor Tessarollo ci ha contattati, noi abbiamo già aderito in modo favorevole. Si tratta di unire, diciamo, il settore giovanile del Bassano, che ha dei tecnici molto, molto validi, unire anche con il San Vito, e per poter fare una sinergia abbastanza assieme e valorizzare, se c'è qualche ragazzo che emerge, portarlo. Quindi diciamo c'è grosso modo uno scambio fra Bassano, sì, porta un po' di formazione, di professionalità, sì, insomma, per prendere un pochino per mano anche questo settore giovanile e andare avanti insieme. Presidente Tombolato, quando si parla di San Vito, chi conosce questa realtà lo sa benissimo, ma quello che sto per dirvi non riguarda solo Bassano, riguarda veramente un panorama addirittura internazionale, si pensa subito al torneo dell'ESL e a una storicità di una manifestazione che ha coinvolto squadre non solo venete, italiane, addirittura internazionali. Di che cosa si tratta? Allora, il torneo ESL è nato, diciamo, per caso. Stavo andando a Torino con degli amici della Juventus a vedere la partita e parlando con del più del meno così abbiamo deciso di provare a fare questo torneo. E così è stato, abbiamo contattato una persona che conosciamo a Torino, il settore giovanile, e lui era entusiasta, sì, facciamolo con i piccoli, con i pulcini. E così abbiamo iniziato con piccole squadre, squadrette così, e addirittura l'ultimo anno arrivavano mail dalla Sicilia, dalla Sardegna, che volevano partecipare, alla SPAL, l'Udinese, tutti volevano, perché ormai era diventato talmente... diciamo quasi internazionale, nazionale e internazionale no, perché abbiamo provato a contattare il Liverpool, ma si vede che ce l'hanno ancora, non so, non hanno voluto venire. Provare ad andare oltre il confine, insomma, ci avete provato. Sì, abbiamo avuto delle richieste oltre confine dalla Spagna,
e anche, mi sembra, della Repubblica Ceca. E ci hanno mandato delle mail, ma dopo è successo, siamo arrivati al quinto torneo e poi siamo stati bloccati per via di questa pandemia e adesso speriamo di continuare. Se la nuova società, il nuovo presidente vuole, prossimo anno magari siamo liberi di poter fare questo discorso, io sono ben disposto a dargli una mano Anche perché, se non ricordo male, in quei giorni veramente il quartiere di San Vito si trasforma, pieno di gente, volontari, insomma, diventa una grande festa di sport. Poi sono venuti anche dei personaggi tipo Tacconi a trovarci, tipo Davids, cioè personaggi importanti della Juve, e abbiamo creato un bel giochino. Presidente, per renderlo internazionale bisogna trovare qualche scamotage per coinvolgere qualche milanista, perché la Juve è più nazionale, il Milan è più internazionale. Il problema è che non è questione di coinvolgere, perché verrebbero, perché abbiamo contattato sia il Milan sia l'Inter, così, però lì è questione di certo, soldi. Purtroppo certo. Noi siamo una società che vengono, però... Rimane tutto chiaramente legato alle possibilità. Alle possibilità che ci sono e tutto quanto. Presidente Di Segna, abbiamo parlato delle difficoltà di quest'anno ed è innegabile, insomma, sotto gli occhi di tutti, quello che sta sopportando lo sport dilettantistico. Ma le famiglie di San Vito, insomma, come si rapportano con la società? Perché, insomma, immagino che ci sia chi pressa per tornare, diciamo, ad allenarsi, per mandare i bambini, chi invece ha un po' più paura. La situazione a San Vito qual è? Beh, le famiglie si sono comportate nel migliore dei modi. Noi abbiamo dato la possibilità di fare quel gioco diciamo online, e poi allenamenti individuali per poter portare tutti quanti i ragazzi possibili, per poter, certo, per non lasciare a casa nessuno. Qualcuno ha detto no, ho paura, cioè la paura, per carità, c'è sempre. Allora abbiamo detto, quando le scuole sono aperte, apriamo anche noi. Anche gli allenamenti. Esatto. Ecco, con questa filosofia adesso, purtroppo, in questi 15 giorni siamo chiusi, speriamo subito dopo Pasqua che le cose cambiano per poter... a ricominciare con gli allenamenti individuali, diciamo. Invece, quando si parla di giovani, quando si parla di bambini, il binomio è indissolubile. Bambini, futuro, insomma. Quindi i progetti adesso della società per la prossima stagione quali sono? I progetti di mantenere sempre tutte quante le squadre, di fare il torneo Isel, come diceva l'amico Tombolato, e organizzarsi nel miglior modo possibile. Presidente Tombolato, la prima squadra che, insomma, tu hai visto crescere anche qui, insomma, fra varie vicissitudini nel corso della tua presidenza, quest'anno in terza categoria, ma anche lì, insomma, i ragazzi hanno dimostrato con piacere un attaccamento alla maglia, non sì. ci sono stati abbandoni No. Tu pensa, ad esempio, a mio figlio che è del 96, che aveva 6 anni e a 16 anni era già in prima squadra. Ragazzi del 2001-2002 hanno già partecipato a dei tornei con la prima squadra, cioè cerchiamo di inserirli un po' alla volta con le dovuti modi di inserirli dentro, però abbiamo visto che abbiamo delle, non dico delle eccellenze, però dei bravi ragazzi che si impegnano, che hanno voglia, ed è molto importante questo, perché un ragazzo di 16, 17, 18 anni, sai, è facile andare al bar, bere caffè, invece se lo tieni occupato con lo sport è molto importante per noi questo. Dopo, quando abbiamo parlato proprio di impegno nel sociale, ci riferivamo anche a situazioni, certo, come queste. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, di questo viaggio nel mondo del San Vito, che noi seguiremo sicuramente domani, dopodomani e, insomma, più in là possibile, perché è una di quelle squadre dove si respira futuro, quindi avremo modo effettivamente di raccontarvi come ripartirà l'attività a San Vito e poi, insomma,
lo dico a tutti e due i presidenti, veniamo a seguire il torneo Esel l'anno prossimo. Bene, quindi lo mandiamo in onda, lo mandiamo in onda. Va bene. Io ringrazio il presidente Claudio Di Segna per essere stato in nostra compagnia, l'ex presidente, ma presidente insomma, in pectore Giancarlo Tombolato. Ti ringrazio. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche questa sera. L'appuntamento è a domani, poco prima delle 20, sempre qui su Rete Veneta. Grazie e buona serata. Grazie. Buonasera.